Barbecue, scampagnata o giornata al mare, non importa. Ciò che conta è che il Ferragosto è entrato appieno nelle tradizioni degli italiani come festa estiva per eccellenza. La nascita del Ferragosto, secondo la leggenda, risalirebbe al 18 avanti Cristo, nelle ferie Augusti, momento in cui nell'antica Roma i contadini si prendevano una pausa dopo aver lavorato nei campi in onore di Ottaviano Augusto. Poi nel VII secolo la Chiesa Cattolica ha deciso di festeggiare il 15 agosto l'Assunzione di Maria in cielo e da qui molte processioni e rievocazioni storiche tuttora in auge, mentre la tradizione della gita fuori porta risale al ventennio fascista, quando venivano organizzati treni a prezzi vantaggiosi per permettere alle persone povere di cambiare aria e vedere il mare o la montagna, portando il pranzo al sacco. Nel Fermano si registra per questo Ferragosto una preferenza quasi totale per il mare e per un pranzo leggero sotto l'ombrellone. Ferragosto in spiaggia, ci godiamo il mare finché possiamo, pranzo leggero in spiaggia e poi eventualmente si va fuori nel weekend. Noi preferiamo rimanere comunque in spiaggia, evitare ristoranti affollati e goderci la giornata di mare in famiglia. Sole e mare, mangiamo in spiaggia sicuramente. I ristoranti e gli chalet sul litorale sono tutti pieni, ma c'è anche chi opta per la gita al lago e la classica grigliata del 15 agosto con gli amici. Sì, a casa, perché non abbiamo trovato un ristorante, sul Lido non prepara il pranzo e quindi rimaniamo a casa. Facciamo pranzo in famiglia, tra amici, più che famiglia, perché siamo in vacanza con amici, quindi tutti insieme al lago qua vicino. Quindi festeggeremo con una bella grigliata.